Esistono molte meditazioni, ne esistono tantissime. Ho fatto anche un video che si chiama Le 18 meditazioni più importanti al mondo. E cercalo su YouTube, è molto bello perché ti racconto di 18 meditazioni diverse. Ne esistono tante, tante, tante. E a me piace meditare, lo faccio tutte le mattine e lo faccio ormai da quasi 3 anni. E questo ha trasformato proprio il mio inizio giornata, ha trasformato anche la qualità della mia routine mattutina. Ora sto preparando un protocollo che permette di creare una meditazione particolare. Sul web, ma anche in giro, trovi meditazioni straordinariamente potenti e anche dei maestri 100.000 volte più bravi di me che sono bravissimi a meditare e anche ad insegnare di meditare. Ma in questo protocollo ho voluto creare delle meditazioni, lo sto costruendo piano piano, che hanno tre caratteristiche. La prima è che sia breve, della durata di massimo 15 minuti. La seconda è che sia particolarmente efficace. La terza è che sia finalizzata a un obiettivo. Quindi di tutto il mondo delle meditazioni, io voglio costruire il mio orticello di meditazioni che è utile come strategia per il mondo vincicolamento. Ma ci vorrà tempo, ne farò un corso online, ma ci vorranno 4, 5, 6 mesi. E in questi studi ho scoperto una meditazione che reputo straordinaria, l'ho anche un pizzichino migliorata. Questa meditazione si chiama la meditazione Body Scan e ne parleremo in questo video. È soprattutto una meditazione importante perché alla fine vi spiegherò perché migliora il recupero psicofisico. Sei pronto? Sei pronta? E benvenuto in Pelle di Coaching. Io sono Mauro Pepe e questa è Vinci con la Mente, una community di crescita personale. A me piacerebbe dire la community, soprattutto perché ci sei tu che fai parte di questo mondo, commentando, mettendo mi piace, condividendo con i tuoi amici e iscrivendoti al canale. Oggi parliamo di meditazione, di una meditazione che ho scoperto qualche mese fa e che è veramente potente, soprattutto perché ci aiuta a sbloccare le emozioni, ad abbassare le tensioni e ci porta a una forma di guarigione, tra virgolette, cioè una forma di recupero psicofisico. Infatti, cosa accade? Quando noi proviamo un'emozione e la proviamo a pieno, ok, non lascia nessun segno tangibile, non lascia nessuno strascico, ma quando noi proviamo un'emozione e non la proviamo a pieno, oppure la rifiutiamo, oppure ne rimaniamo agganciati, creiamo istintivamente un blocco emozionale. Quel blocco emozionale crea delle micro tensioni muscolari e se quel blocco emozionale resta nel tempo, quelle micro tensioni muscolari restano nel tempo e più aumentano le tensioni muscolari, più aumenta la possibilità di creare dolori e addirittura anche nel tempo la malattia. Quando tu hai tante micro tensioni muscolari, ovviamente consumi molta più energia, tendi ad essere molto più stanco, addirittura puoi creare delle infiammazioni, ad esempio la cervicale. Ah, lasciatica! Madonna, che mal di testa! Questo è generato nella maggior parte dei casi da tensioni muscolari dovute a blocchi emozionali. Ed è stato dimostrato scientificamente, ormai da quasi 20 anni, che c'è un legame biunivoco tra blocchi emozionali e dolore o malattia, tra gestione delle emozioni e benessere fisico. Perché noi siamo un tutt'uno tra corpo, quindi biologia, emozioni, pensieri, energia e siamo tutt'uno, ognuna di queste parti incide sulle altre. Quindi è fondamentale ed è la strategia migliore è prima sbloccare le emozioni con la gestione delle emozioni corretta, poi lasciare andare, alla fine occuparsi del proprio benessere fisico, quindi delle proprie tensioni. Questa meditazione, la Body Scan, ci aiuta a lasciare andare, abbassare queste tensioni muscolari e spesso lasciando andare, abbassando queste tensioni muscolari, perché no? A volte si riescono a sbloccare anche quei blocchi emozionali. Ma andiamo a capire come si fa questa body scan. Io ho preso la body scan tradizionale e ho aggiunto due parti e con un miglioramento molto potente per migliorare tantissimo il recupero psicofisico ed emozionale, ovviamente. Partiamo dal capire qual è la posizione. Non vanno bene le posizioni classiche di yoga o le posizioni con le gambe incrociate, dove hai bisogno di anche metterti in una posizione che è impegnativa. Hai bisogno di una posizione dove i muscoli sono il più possibile rilassati. Ho coricato con un cuscino dietro la nuca su una superficie comoda, non su una superficie troppo dura, oppure seduti su una sedia con uno schienale alto e con i piedi ben piantati a terra, in modo tale da stare dritti. Quindi una di queste due soluzioni. Quanto deve durare la body scan? Tra i 10 e i 30 minuti al massimo. Secondo me non ha senso oltre i 30 minuti, perché tanto il beneficio lo ottieni già nei primi 30 minuti, ma basta già 10-15 minuti e già ottieni degli ottimi benefici. L'importante è
e farlo tutti i giorni per un tempo sufficientemente lungo, che significa tra i 20 e i 60 giorni, prima di avere dei benefici veramente molto importanti. Ti parlo anche della musica, perché me lo chiedete in tanti. Allora puoi mettere una bella musica rilassante, oppure senza musica, puoi avere una voce guida, oppure senza voce. Va bene comunque, non abbiamo bisogno necessariamente di qualcosa di esterno, non abbiamo bisogno necessariamente di essere guidati, possiamo essere anche noi la guida della nostra meditazione. Andiamo a vedere come si fa. Primo passo, la respirazione rilassante. Quindi io, ricato o seduto, chiudo gli occhi e inizio a respirare mantenendo il controllo della respirazione. L'ideale è fare una respirazione diaframmatica 4-4 oppure 4-8, ma dopo un po' senza neanche più contare. È meglio se tu quando inspiri poi butti fuori lentamente e dopo qualche minuto questa respirazione diventa quasi istintiva, cioè tu non hai più bisogno razionalmente di controllare la tua respirazione e automaticamente fai una respirazione lunga e profonda. Lunga e profonda. Questa è la prima parte. La seconda parte si chiama proprio scan delle parti del corpo. Cioè cosa succede? Ti soffermi su ogni singola parte del corpo e ascolti le sensazioni e respiri insieme a lei. Cosa significa questo? Ti faccio un esempio. Immagina di concentrarti su questa parte del corpo, la fronte. Ti soffermi su questa parte, lascia andare le tensioni e respiri con lei. Cioè immagini che il tuo respiro faccia questo con la tua parte del corpo, come se fosse un'energia creata dal respiro, e inizia a respirare con te. Cosa è importante qui? È concentrarti ed ascoltare le sensazioni, ma non giudicarle, non risolverle. Se senti qualche dolore, non cercare di risolverlo, ascoltalo e non giudicarlo, ma al massimo lascialo andare, lascia andare tutte le tensioni. Immagina che quella parte del corpo si rilassa, quanto è bello, rilassa. E poi passi a un'altra parte del corpo. E un'altra ancora. Non c'è bisogno che ti tocchi con le mani, ma fallo con il pensiero. Accarezzati, ascolta le sensazioni, lasciale andare, lascia andare le tensioni e fallo per tutto il corpo. Quasi completa la body scan tradizionale. Io ho aggiunto anche una terza e una quarta parte. La terza parte è la luce energetica. Immagina che arriva una luce dall'universo ed entra dentro di te in questa parte, il settimo chakra, e la luce della terra che entra dentro di te dal primo chakra e che ti riempie di luce, ti riempie di energia. Tutta questa luce che ti arriva dall'alto e dal basso fai convogliare sulla parte del corpo dove hai ascoltato e trovato quelle tensioni muscolari che vuoi lasciare andare. Quella luce si concentra tantissimo su quella parte del corpo e vibra. Accarezza, modella, rilassa. Grazie a quella luce lascia andare e ti riempi di energia. E questo lo fai con le varie parti del tuo corpo, fin qui non sei completamente nutrito dell'energia dell'universo e dell'energia della Terra. Per chi crede molto, l'energia dell'universo può diventare l'energia divina ed è veramente molto potente. La quarta strategia è le coccole. Ebbene sì, tutti vogliamo le coccole, tutti abbiamo bisogno di coccole e non dobbiamo forse elemosinare le coccole dagli altri. È bello quando ci arrivano le coccole anche dagli altri, ma abbiamo bisogno soprattutto delle nostre coccole, indifferentemente dalla nostra età. Anche io, che non ho più 20 anni, voglio le mie coccole. Anche tu vorrai le tue coccole, perché c'è il bambino interiore, il piccolino Mauro, che merita di essere coccolato. A quel punto, alla fine di questa meditazione, immagina di abbracciare il tuo bambino interiore, di accarezzarlo, di dirgli che gli vuoi bene, di dirgli che lo ami, di dirgli che è bello, di dirgli che è forte, è pronto per affrontare le sfide, è pronto per accogliere l'amore che gli arriva intorno, è pronto per accogliere l'energia che gli arriva dall'universo. Insomma, coccolalo e fallo sentire amato e meritevole di amore. Una volta fatto questo, inizia a riprendere sensazioni corporee reali. E quando ti senti pronto, riapri gli occhi e c'è il ritorno alla realtà. Ora, perché questa meditazione è così potente dal punto di vista del recupero psicofisico? Perché non si occupa solo di lasciare andare le tensioni e quindi anche di aiutarci a sbloccare le emozioni, ma nella fase della luce dell'universo, la luce divina o della terra, aiutiamo il nostro corpo a riempirci di quell'energia che velocizza lo sblocco delle tensioni e velocizza anche lo sblocco delle emozioni. Questa è una cosa veramente importante.
Quindi aiuta il recupero fisico, quindi lascia andare le tensioni, psichico, meglio detto emozionale. È una meditazione veramente molto potente, con queste due variazioni lo è ancora di più. Sperimentala vari giorni e scrivimi nei commenti quello che pensi. Poi, se pensi che una persona ha bisogno di questa tipologia di meditazione per fare un salto di qualità o per abbassare le tensioni perché la vedi particolarmente ingrugnita, tesa o stressata, condividi questo video con lei. Condividi questo video con i tuoi amici. Io da parte mia ti do un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!